verso la fine di settembre, quella di decidere poi definitivamente se fare, come ha detto una persona che mi ha incontrato, dice complimenti vivissimi perché ho visto che sei il dittatore artistico del festival. E io l'ho preso sul serio, insomma, perché indubbiamente secondo me è meglio essere il dittatore artistico del festival che non direttore, insomma c'è un avanzo di responsabilità ma anche di potere che non guasta. Abbiamo fatto fino adesso, dico abbiamo perché il lavoro è un lavoro veramente di squadra, abbiamo pensato a lungo a cosa si sarebbe potuto aggiungere già alle edizioni 67, fu tutte praticamente molto fortunate, ma specialmente le ultime baciate da un grande ascolto, da un grande gradimento, e per dare un segnale di demarcazione, ma non per essere per forza di cose diversi o differenti, ma perché è proprio nel mio DNA, insomma, nella mia storia, quello di poter fare qualcosa che sia più verso quello che il vero titolo del Festival di Sanremo dice, edizione, in questo caso 68esima edizione della canzone italiana. Cos'è questa canzone italiana? La canzone, sapete meglio di me, è una sorta di intruglio magico tra parole e musica, tra suoni e interpretazioni. È un'arte povera, è un'arte breve, dura poco, ma curiosamente è una delle cose che dura poi di più nel tempo, con una forza evocativa che supera persino altre forme di espressione di arte, almeno dal punto di vista proprio della memoria collettiva, della capacità di ricordare momenti, odori, sollecitazioni subliminali, altamente emotive, emozionali.